vedete in basso le immagini del volo automatico che ci ha consentito di acquisire i dati multispettrali al visibile sugli uliveti di cui parlava prima il dottor Osciulli. L'aspetto interessante che abbiamo avuto modo di validare sul campo l'efficacia del sistema in relazione a mettere in evidenza in maniera spaziale fenomeni di disseccamento. Sono evidenti e la controprova a terra è stata significativa. Qua vedete l'immagine visibile con un'ottima risoluzione, qua l'immagine al multispettrale elaborata dal sistema di elaborazione. Qua le immagini durante i voli che sono completamente automatici. Ciò non vuol dire che il pilota non ci deve essere, anzi il pilota ci deve essere, deve supervisionare il volo, deve essere colui che valuta la missione, valuta lo scenario e gestisce eventuali situazioni di emergenza. E queste immagini sono state fatte proprio per verificare qual è la situazione. Queste sono immagini fatte al vicino infrarosso, ci danno delle indicazioni perché le zone più chiare sono direttamente proporzionali al vigore, allo stato di salute delle piante. L'elaborazione invece delle mappe per vedere il vigore vegetativo in questo caso ci dà delle indicazioni precise. Qui vediamo il rosso, praticamente sono le parti secche delle piante, quindi nella parte esterna del bordo abbiamo piante delle nostre varietà Cipina o Nerola che sono totalmente disseccate, perché sappiamo sono delle piante che vengono attaccate da questo batterio che in ultima analisi provoca la morte delle piante, perché è un batterio che viene a presentarsi all'interno dei vasi xilematici, che sono quei vasi che portano la linfa dalla parte basale della pianta fino alla parte aerea per poi essere elaborata con la fotosintesi e ridistribuita alla pianta. A livello di vaso xilematico quindi si formano queste masse di batterio ricoperte anche da una pellicola impermeabile, quindi si blocca l'afflusso, è detto in maniera molto, molto semplice, la pianta muore di sete e muore di fame. Qui invece vediamo delle piante che sono delle piante tolleranti, vedete il rosso non c'è perché in queste piante non esistono branche seccate. Quest'altra sono invece delle piante, anche questo tollerante, però che hanno bisogno di potatura. Vi ho fatto vedere questa immagine sulle piante di olivo, per dare un esempio molto semplice di come potrebbe intervenire il nostro aiuto il drone. Ora, naturalmente nelle zone infette è inutile utilizzare il drone perché noi ci ritroviamo di fronte a delle situazioni che sappiamo già in anticipo cosa andiamo a trovare. Però il drone lo potremmo utilizzare nelle cosiddette zone indenni dove l'agente patogeno non è arrivato, e quindi potremmo utilizzare il volo del drone su superfici molto vaste, anche su superfici impervie dove è difficile accedere direttamente. Il volo ci potrebbe restituire delle notizie con dei disseccamenti che sono atipici, e quindi poi permettere all'operatore di andare direttamente a fare il monitoraggio sull'area, anticipando quindi i tempi, perché la tempestività di intervento in queste situazioni è importante. 40 metri, facciamo prima quello che è più in alto, così 3, 5, 5, auto, siamo a posto, ok, abbiamo acceso, certo, dovrebbe essere a posto, vediamo se il limite è acceso, salviamo, quello è ancora acceso? Sì. Ora il drone è stato dotato di videocamera per poter riprendere, oltre che con i sensori, contemporaneamente ciò che è visibile. Mi prendi il cappellino. Il drone sta effettuando il volo automatico di rilevamento con un sensore multispettrale dello stato di disseccamento degli ulivi. È stata selezionata un'area specifica all'interno della quale il drone farà
il rilevamento. Stiamo visualizzando l'occhio del drone, ciò che il drone riesce a vedere. Qui all'angolo e al centro visualizziamo il percorso di volo automatico che sta effettuando il drone.